della sinistra. È arrivato a 100 anni, il 30 marzo farà 100 anni, è nato nel 1915, il 30 marzo, un secolo di vita che si è intrecciata con la storia d'Italia, con le vittorie, le sconfitte del Partito Comunista, della sinistra, e qui quindi per raccontare e per fargli gli auguri vogliamo dire una parte di quella storia, quando con un gruppo di giovanissimi giornalisti inventò l'Unità moderna e la trasformò da quotidiano clandestino in un grande giornale popolare. E questo avvenne con la caduta di Mussolini a luglio del 43 a Milano, e lui da allora fu, come dire, l'autore dell'Unità. Stava a Milano e era nascosta in una casa a corso di Porta Nuova, quando il compagno di clandestinità Salvatore Di Benedetto all'improvviso si alza dal letto, spalanca la finestra e urla: a morte Mussolini! Pietro in grave è interdetto, tenta di fermarlo, ma lui urla ancora più forte, perché quella è una notte particolare, è la notte del 25 luglio. La mattina a Roma Mussolini è stato destituito e fu arrestato. Il fascismo è finito. Di Benedetto spinge in Grau nelle strade a festeggiare la libertà ritrovata in mezzo ad un fiume di gente, e all'alba si unisce a loro anche Elio Vittorini. Sentite che nomi. Si monta l'altoparlante su un furgone, si convoca una manifestazione a Porta Venezia. Proprio in Grau trova il coraggio di afferrare il microfono, perché guardate, questa cosa l'ha detta pure Sasà Bentivegna. Il vero problema è che non avevano mai fatto comizi, ed era la cosa che li metteva più in difficoltà. Erano terrorizzati dal fare comizi e parlare in pubblico. Gli mette in mano questo microfono e quindi in Grau fa il primo comizio della sua vita. Il microfono passa di mano in mano e più tardi Celeste Negarville, direttore dell'Unità clandestina, lo sprona: bravo, ora scrivi per i giornali, gli dice, nella casa del pittore Ernesto Treccani. Quei redattori improvvisati preparano uno storico numero del quotidiano, chiuso proprio dal Duce nel 26. Il titolo è a tutta pagina: l'arresto di Mussolini, italiani, gridate nelle piazze, pace e libertà. Quando gli ipografi consegnano le prime copie sono tutti emozionati. Dopo la lunga clandestinità, i giornali di Gramsci torna alla luce del sole, ma è un'amara illusione, la legalità è ancora molto lontana. Comincia così però, in una piazza di Speranza, l'incontro tra Ingrao e l'Unità, e due anni più tardi, subito dopo la liberazione, quel quotidiano diventa la grande sfida di una nuova generazione di giornalisti comunisti. È tutto da fare, è tutto da inventare. In quei giorni disordinati, infatti, c'è una sola cosa chiara: fare un vero giornale, non un bollettino di propaganda, non la Pravda, ma un quotidiano che, come spiega a quei giovani Palmiro Togliatti, di cui parleremo tra poco, deve diventare il Corriere della Sera della classe operaia. Insieme con Ingrao arrivano in redazione altri ragazzi, e ancora ascoltate i nomi: Alfredo Reiglin, Luigi Pinto, Armino Savioli, Paolo Spriano, Maurizio Ferrara, Luciano Barca, Davide Laiolo. Hanno fatto buoni studi e buone letture. A una parete della redazione di via Quattro Fontane qualcuno ha appeso un cartello che ricorda a tutti di spegnere la luce quando si va via, perché i soldi sono degli operai. Allora, intanto dico, perché l'ho dimenticato all'inizio, chi sono gli ospiti. Ma questa è una trasmissione dal vivo, quindi ci sono anche le imperfezioni, e viva Dio, insomma. C'è come ospite fisso il nostro caro Marco Wong, che è reduce da
dall'impegno con la 7, con la Gruber, e Sergio Gentili, che siccome è autore del libro Togliatti la democrazia, insieme ad Aldo Pirone, ce ne parlerà, perché l'altro anniversario è la nascita nel 1893, sempre a marzo, il 26 mi pare di marzo, di Palmiro Togliatti a Genova. Quindi io lascio la parola a chi ha steso, insomma, ha lavorato a questo libro, che guardate, io l'ho letto con grande interesse, è un libro preziosissimo, ci sono molte cose anche particolari, e sono state, come dire, non c'è solo il tomo complessivo, ma c'è una scelta dentro quello che ha detto Togliatti, i suoi scritti, i suoi interventi nell'assemblea costituente, insomma è un libro da leggere, che sta girando, e a cui noi, tra l'altro, a Sergio, e se vuol venire anche ad Aldo, chiediamo di essere presenti in una trasmissione che dedicheremo in modo speciale a questo libro. Grazie dell'invito e anche grazie per le cose che ho ascoltato, le cose molto, molto importanti. Molto importanti, perché si è ricordato un eccidio pesante come le Fosse Ardeatine, che è, io lo definirei, insomma, un crimine verso l'umanità. Sono stati massacrati giovani, donne, anziani, civili, militari, religiosi, di varie fedi politiche, come reazione a un'azione di guerra, perché l'assalto a Biarasella era un'azione di guerra di formazioni partigiane, gappisti come si chiamavano, che stavano lottando per liberare l'Italia dall'invasore e occupante nazista. Hanno potuto fare questo crimine proprio perché erano occupanti e avevano, come dire, la forza di poter rastrellare nelle case, nei quartieri, tra le strade, civili, ebrei, comunisti, socialisti, monarchici, insomma, arrestavano e uccidevano, torturavano. Insomma, era un periodo pesante, brutto, e Sasà Bentivegna, Carla Capponi sono dei nostri eroi, insomma, dei patrioti che hanno combattuto e hanno contribuito a liberare il nostro paese. E qui il ragionamento su Palmiro Togliatti diventa, come dire, importante, perché quelle azioni, quelle ribellioni, quei giovani come Ingrao e tanti altri intellettuali, come tanti altri operai che nelle fabbriche organizzavano la resistenza, cercavano di non far smantellare le fabbriche che i tedeschi volevano portarsi in Germania, beh, quei giovani hanno incontrato una politica, hanno incontrato una politica, la politica di Togliatti, cioè quello di una grande unità nazionale per sconfiggere il fascismo e liberare l'Italia. Una politica che oggi sembra quasi banale, scontata, ma insomma in quell'epoca non lo era affatto, perché gli elementi di divisione erano profondi. Del resto l'Italia poi era anche occupata da Roma in giù, insomma, dalle altre forze alleate anglo-americane, quindi era un paese diviso, spaccato, e rimettere in campo una dignità degli italiani, una dignità nazionale che era stata calpestata da Mussolini, dalle sue guerre
che era andato a casa di altri in tutto il Mediterraneo, si era spinto fino in Russia, a casa degli altri per prendersi ricchezze di altri popoli, insomma, un dittatore, Mussolini, insomma, ormai che stava al seguito di Hitler, di un personaggio drammatico che voleva impadronirsi dell'Europa intera, del mondo, con la violenza, le armi, la guerra, insomma, un momento brutto. Togliatti invece venne in Italia dopo 17 anni di fuoriuscito, insomma, di esilio, e riuscì a dare a quelle forze, a questi giovani, all'Italia, una configurazione di unità e di funzione nazionale. Ecco, queste un po', diciamo, le cose che abbiamo scritto proprio di quel periodo preciso, insomma, in questo libro. Poi soprattutto abbiamo anche messo dei bei discorsi di Palmiro Togliatti in rapporto alla democrazia italiana, alla necessità di avere un paese libero, dove i diritti delle persone, dei lavoratori, fossero il centro della nuova democrazia. Difatti lui parlava di una democrazia progressiva, nel senso di una democrazia che avrebbe estirpato i privilegi dei grandi potentati fondiari, e avrebbe messo al centro le forze del lavoro, tant'è vero poi che la Costituzione italiana, il primo articolo, dice appunto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Una democrazia progressiva perché avrebbe dovuto mettere e ha messo tra i suoi principi il nesso fra istituzioni democratiche e processo di emancipazione sociale. Ci sono degli articoli sull'eguaglianza, sul valore del lavoro, sui diritti delle persone, sulle libertà nella nostra Costituzione, che sono di un grande valore e straordinario. Insomma, bisognerebbe ogni tanto andarli a rileggere, perché sono anche, come dire, indicano, insomma, una dimensione morale, etica, a cui tutti noi dobbiamo fare riferimento. Ecco, queste un po', diciamo, le cose che abbiamo voluto mettere su questo nostro libretto. Togliatti è un personaggio molto conteso, molto discusso. Io penso che, insomma, la sua storia, la storia di una generazione, appunto, lui era nato nel 1893, da giovanissimo, insieme a altri giovani come Antonio Gramsci, Umberto Terracini, Camilla Ravera ed altri, loro entrarono in politica in un momento di sconvolgimenti giganteschi, con la prima guerra mondiale, dove lì per la prima volta il sistema capitalistico, diciamo, aveva fatto fallimento e si era scontrato in modo armato un pezzo di nazionalismo contro un altro pezzo di nazionalismo, insomma, era stata una carneficina. Quella generazione è entrata in politica sulla base di questa grande, grande vicenda. In Russia, dalla prima guerra mondiale, ne erano usciti con la rivoluzione d'ottobre, cioè con la grande speranza di poter costruire uno Stato diretto dai lavoratori, da chi lavorava. E ci hanno provato, quello è. E da lì ne è nata la grande idea, appunto, di un socialismo non solamente raccontato, ma un socialismo costruito, cioè nelle vicende della storia era possibile costruire società socialiste, che per l'epoca significava il lavoro, significava la pace, significava la tranquillità delle persone.
e il movimento comunista, di cui Gramsci, Togliatti,